Ciao a tutti, benvenuti. Cominciamo ufficialmente questa rubrica di Vivere Online e come vi avevamo promesso partiamo raccontandovi un po' quello che è stato il nostro percorso, quindi il percorso svolto dall'Associazione Il Faro nel corso di questi mesi. Allora, il nostro primo incontro scolastico è stato alle scuole Giuseppe Graziosi di Savignano, le scuole medie, dove abbiamo tenuto una serie di incontri con 12 classi dal 19 novembre fino al 5 dicembre. Adesso vi racconto un pochino che cosa abbiamo fatto e poi lascio la parola a Fabio che vi spiega nel dettaglio quali sono i vari progetti che avevamo in mente. Allora, il progetto si chiama in generale Vivere Online, che dà anche il nome a questa rubrica, perché ci siamo resi conto che sempre più spesso noi viviamo online, quindi abbiamo questa vita parallela alla nostra che è svolta sui social, quindi abbiamo tanti strumenti che ci danno la possibilità di essere in contatto con gli altri, quindi sono utilissimi, ci danno la possibilità di fare veramente, veramente tante cose, ma è anche importante conoscere quelli che possono essere i pericoli, i rischi. Molto spesso non conosciamo le regole, quindi ci affidiamo un po' così al buon senso, chissà si farà così, non si farà così, però non abbiamo un'idea definita di quelle che sono le cose che possiamo fare o meno. Questa è stata l'idea appunto di partenza che abbiamo proposto ai ragazzi, quindi tramite una riflessione insieme. Inizialmente con la visione di un filmato, un cartone anche carino e divertente che abbiamo trovato su Generazioni Connesse, questo portale che offre un sacco di spunti, e abbiamo appunto fatto vedere questo video, dopodiché abbiamo cominciato a parlare di alcune tematiche. L'obiettivo era sicuramente arrivare a parlare del cyberbullismo, però abbiamo deciso di affrontare questo argomento trasversalmente attraverso degli altri percorsi paralleli, quindi la consapevolezza, sicuramente la prevenzione, il rispetto delle regole, quindi abbiamo portato tanti tanti esempi cercando di coinvolgere i ragazzi in maniera attiva, ascoltando quelle che sono le loro esperienze, quelle che sono le loro riflessioni, anche le loro idee. E abbiamo avuto sicuramente un riscontro positivo perché i ragazzi sono veramente curiosi, sono interessati all'argomento, sanno tantissime cose, quindi l'impressione con questi ragazzi un pochino più grandi, le altre scuole che abbiamo, su cui abbiamo fatto il progetto quest'anno sono elementari, quindi questi ragazzi più grandi sicuramente sanno tante tante cose. E nei nostri interventi di 2 ore ciascuno abbiamo cercato di imparare anche noi qualcosa, quindi di lasciare qualcosina a loro, ma anche di prendere qualcosa a noi. L'idea iniziale era quella di fare queste 2 ore sicuramente percorrere tutti questi vari argomenti, quindi le regole che ci permettono di vivere in sicurezza online, che ci permettono di fare alcune cose e altre no, ma poi volevamo anche dare la possibilità ai ragazzi di realizzare qualcosa di concreto, quindi un progetto. Ad ogni classe, infatti, abbiamo lasciato un compito, tra virgolette, lo chiamo così, poi Fabio lo spiegherà meglio. E questo compito doveva essere realizzato da tutta la classe, in qualsiasi formato, poteva essere un video, poteva essere una messa in scena, una canzone, una filastrocca, un cartellone, qualsiasi cosa che poi noi in un'ora successiva avremmo controllato, magari dando qualche spunto, qualche suggerimento, e poi la parte sicuramente più attiva, più bella, era quella finale in cui sarebbe stato mostrato ai genitori. Quindi volevamo chiamare i genitori delle rispettive classi e far spiegare a loro direttamente dai ragazzi quelle che erano le cose che avevano appreso e le cose che avevano scoperto. Purtroppo a causa della situazione ci siamo dovuti interrompere, speriamo di poter creare questa continuità anche online, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie. E adesso direi di entrare nel vivo di questi progetti perché ce ne sono veramente tanti, veramente interessanti, quindi chiedo a te Fabio se ce li vuoi un po' raccontare. Sì, benissimo Lorena. Innanzitutto ciao a tutti. Io vi parlerò un po' di quello che sono stati, diciamo così, i titoli dei lavori che avrebbero dovuto realizzare i ragazzi. E secondo me, nella scuola media di primo grado di Savignano sul Panaro, Giuseppe Graziosi, secondo me sono già stati realizzati. Perché ci siamo stati dal 19 di novembre fino al 5 di dicembre. Abbiamo incontrato 12 classi davvero interessate, davvero con un grande spirito di
una grande voglia, no? di mettersi in discussione e di fare delle cose. Allora, intanto magari vi parlo di alcuni dei progetti. Allora, comincio con la prima A. Allora, il titolo del progetto che abbiamo lasciato loro è Ricerca sul PEGI per spiegarne ai genitori l'utilizzo e il valore. Cioè, sostanzialmente avrebbero dovuto preparare un progetto per spiegare ai genitori che cos'è il PEGI. Quindi questa formuletta, Pan European Game Information, che racchiude un po' quelle che sono le regole per l'utilizzo delle app, dei giochi, dei game, eccetera. Bene, questo per quello che riguarda la prima A. La seconda A, invece, aveva come progetto qualcosa di completamente diverso. E abbiamo fatto un lavoro con loro e gli abbiamo chiesto di realizzare un progetto sulle emozioni e la comunicazione online. Quindi qualcosa di davvero molto, molto anche difficoltoso, no? Però con loro abbiamo fatto alcuni esercizi durante che secondo noi li avevano colpiti in maniera abbastanza evidente, quindi abbiamo deciso di farli lavorare su questo. Poi, la seconda D, vado in ordine di giorni, no? Questo, allora, quelle che vi ho detto prima li abbiamo incontrati il 19 di novembre. Il 21 di novembre abbiamo incontrato la seconda D e allora abbiamo chiesto di realizzare un progetto su come si utilizza un social, sceglierne uno e parlare ai genitori di come si utilizza il social. La prima C ha avuto invece un progetto dal titolo Il PEGI riferito ai social, che cos'è e come si utilizza. Quindi abbiamo comunque sempre più dato una specifica a quello che doveva essere il loro progetto. Il 26 di novembre abbiamo incontrato la seconda B, allora abbiamo dato azioni di bullismo sulle ragazze. Come risolvere la situazione senza l'aiuto di insegnanti e genitori. Quindi in questa classe abbiamo avuto una giornata abbastanza intensa, no? Abbiamo trovato dei ragazzi davvero pronti e quindi abbiamo usato tanto. Secondo me, insomma, non è che sono poi così grandi, però abbiamo dato un tema davvero complesso. La stessa giornata, la terza C, cosa significa consapevolezza in rete di tre elementi che la compongono. E abbiamo aggiunto anche analfabetismo emozionale, era la giornata delle emozioni. No? Abbiamo visto come oggi purtroppo, un po' in senso generale, no? Quelle che le emozioni veramente sono molto sacrificate. Ci sono pochi canali che riescono a dare un senso alle emozioni, no? A permettere ai giovani di scoprirle. Una volta era tutto affidato alla lettura, no? Era la lettura quella che comunque alfabetizzava emozionalmente. Oggi questa cosa è abbastanza poco diffusa, si tende sempre a vedere, no? Sempre con delle immagini. E quindi diventa difficile poi riuscire ad elaborare le emozioni, a viverle e a metterle in atto. Il 28 di novembre abbiamo incontrato la terza A e abbiamo lasciato un progetto dal titolo Consapevolezza ed analfabetismo emozionale in rete, anche in questo caso. Cioè, è un po' quello che avevamo comunque fatto la giornata precedente con l'altra classe. Sono più grandi e abbiamo pensato di riproporre questo tema con un punto di vista leggermente diverso, quindi l'analfabetismo emozionale in rete, no? In senso generale. Alla terza B abbiamo lasciato come progetto consapevolezza in rete contro lo fanno tutti, no? Versus lo fanno tutti. Molte volte commettiamo dei reati anche, no? In rete, ma tanto lo fanno tutti, no?
postiamo foto come se non ci fosse un domani, quindi essere consapevoli permette comunque di andare contro a questo modo che lo fanno. Il 3 di dicembre, ormai sono alla fine, il 3 di dicembre abbiamo incontrato la prima B, abbiamo lasciato loro un progetto che ha questo titolo Diritti e doveri per condividere e vivere online. Quindi siamo andati un po' più sulle norme e quindi abbiamo lasciato questo progetto. La prima D, chi è sicuro e consapevole in rete? Quindi quando è che una persona, abbiamo lasciato una domanda, no, da svolgere, chi è che è sicuro e consapevole in rete? Quindi analizzare questo fatto, e mi sarebbe piaciuto davvero, e faremo di tutto per riuscire a vedere che cos'è che hanno fatto, perché credo che sia un titolo davvero molto interessante. Il 5 dicembre, che è stata l'ultima giornata in cui abbiamo incontrato i ragazzi della scuola media di Savignano, abbiamo incontrato la terza D, abbiamo lasciato cosa significa rispettare i diritti in rete. Quindi anche questo è un approfondimento su quello che sono i diritti e naturalmente, come sappiamo, ad ogni diritto corrisponde un dovere, no? Quindi quali sono i diritti e i doveri da rispettare in rete? Alla seconda C, diritti e doveri per vivere e convivere online. Quindi è un altro approfondimento con un altro punto di vista. Quindi questo è un po' il malloppone che abbiamo lasciato a questi ragazzi, credo che davvero sia molto molto interessante, quindi insomma, vedremo se riusciamo ad avere qualche progetto fatto, così lo condivideremo. Però magari vi fate anche già un'idea su quello che sarà il percorso della prossima settimana, no? Quindi parleremo di diritti, parleremo di doveri, parleremo di regole, parleremo un po' insomma di tutto quello che molte volte lasciamo correre quando siamo in rete, quando giochiamo in rete, quando chattiamo con qualcuno, quando andiamo a sbirciare, quando postiamo, insomma. Credo che sarà un percorso davvero interessante. Pillolina per pillolina, sera per sera, andremo un po' a sviscerare questa cosa. Esatto. Bene, direi che per questa sera li abbiamo storditi, siamo a posto. Abbiamo detto tutto. Benissimo, no, direi che abbiamo detto tutto, poi domani sera ovviamente ci sarà un altro appuntamento con un'altra scuola, rimarremo su Savignano, sul Panaro, però ci sposteremo alle elementari. Quindi i piccoletti, no, abbiamo esatto. Fatto una parte la quinta, quindi c'è un passaggio di età, però è stato davvero interessante. Comunque ve ne parliamo domani sera di loro. Esatto. Creiamo un po' di suspense. Intanto vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che ci potete contattare se avete dei dubbi, delle domande o se volete condividere la vostra esperienza e vi auguriamo una buona serata. Esatto, a domani sera. Grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao.